Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questa 33esima puntata della serie North Frisia. Intanto vedo che con molto piacere gli iscritti sono saliti molto velocemente da giugno in poi, quindi questa cosa qua mi rende molto molto felice, quindi grazie mille a tutti quanti voi. E spero che poi anche possiate apprezzare tutti quanti i video, non solo con ignoranti perché so che a molti piacciono, ma vorrei che magari poteste anche buttarvi diciamo a guardare anche altri video, ad esempio della mia serie o altre cose, perché alla fine sono tutti i contenuti che ci metto del tempo a farlo, quindi se lo fate mi fareste un grande piacere, ecco. Detto questo, concentriamoci sulla serie. E allora, ho controllato un attimino per quanto riguarda la vendita del miele, però non ho visto niente che riguardava ad esempio entrate raccolto. Quindi, essendo che il negozio non vende prodotti, diciamo, sfusi, ma li vende mano a mano che tempo passa, nel senso che non è come se avessi, che ne so, le uova, le vendo e mi viene pagato adesso, subitissimo al momento. Ma sono cose che vengono vendute mano a mano che il tempo passa. Quindi questo vuol dire che, secondo la mia teoria, i soldi che io ricevo li vengono assegnati a questa categoria qua, cioè entrata e tenuta, perché appunto è una cosa che vende col tempo e magari danno tutti quanti i soldi a fine giornata. Ad esempio, o anzi, ogni ora, perché infatti c'è scritto che vende 8 litri ora. È un po' come gli alberi alla fine. Quindi da una parte posso anche dire, ok, va bene, non è male. Però sarei curioso almeno di sapere quanto mi fa guadagnare appunto questo miele qua. Allora, intanto sono qui sopra alla trebbia per andare a trebbiare i campi 27 e 21, visto che siete da parte, dato che mi sono concentrato più che altro sull'1 a sistemarlo. Infatti adesso manca solamente ararlo. O io ovviamente utilizzo il ripuntatore per comodità, però diciamo che vedremo dopo questo aspetto qua. Intanto pensiamo a fare il resto, cioè 27 che è di soia, se non ricordo male. L'altro invece, no, ok, scusate, il 21 di soia, mentre il 27 è di, cos'era, orzo mi sembra. Sì, orzo, perché volevo fare paglia da buttare al compost. Mettete anche nei commenti che rende di più rispetto al frumento come produzione di paglia, appunto. E poi anche perché ne avevo poca a casa, quindi volevo, diciamo, fare rifornimento. Volevo anche sistemare il problema del no, cipato, il bastone, perché l'altra volta ho avuto problemi con una moda e quindi adesso l'ho perso tutto quanto e dovrò rifarlo. Vabbè, quindi intanto io trebbio tutto e la paglia penso tirerò su per conto mio, visto che non voglio star lì a fare tante cose. Nel tempo libero mi sistemerò tutto quanto quello che manca. Quindi intanto adesso penso a sistemare questo, dopodiché vedremo di sistemare il problema del campo 1. Macchina, se vuoi magari accelerare un attimino l'andatura, sto facendo i 40, tu invece stai facendo, che ne so, i 30. Boh, vabbè, vabbè, se la prendono con comodo almeno, almeno quello non si daranno incidenti forse, però se ci sono io la vedo un po' dura. Tanto qua vediamo di parcheggiare qui senza creare danni, ma non tirando giù, ho certo il camion addosso. Ok, selezioniamo la trebbia. Dispieghiamo. No, stavo per andare a sbattere contro la testata, direi perfetto. Guardamelo, se stacchiamo la testa e il carrello. E attacchiamo la testata mentre la trebbia si dispiega, così da evitare di sfasciare cose. Devo capire perché è così tanto alto l'aspo, io l'abbasso un attimino. Poi io intanto qua appunto sistemo i campi, dopodiché ci vediamo per fare un acquisto, anzi due devo dire, perché mi serviranno in modo urgente, quindi direi che, ecco appunto dovrò fare anche un po' di soldi, dato che non ne ho molti, ho solamente questi 198.000 euro e direi che sono un po' pochini per quello che mi serve, ma vedremo tutto quanto appunto dopo. Allora io qui intanto sto andando a scaricare gli ultimi litri di soia, dato che il campo è finito. Ho fatto un bel po' di scorta per i maiali, perché adesso voglio lasciar qui, rimango questo qua classico, e andare a noleggiare quello per i maiali. Voglio andare a prenderne altri 10, visto che voglio aiutarli ad aumentare di numero, visto che mi serve liquame e letame. Perché al contrario delle vacche, loro sono più grandi, quindi producono molto di più, mentre i loro poverini sono piccolini. Infatti adesso andate a vedere, siamo a 21 maiali, con una produzione di 3 ore e 30 per ogni nuovo maiale, ecco, mentre le vacche sono, vabbè, 8 ore, però comunque vedete che hanno già prodotto un bel po'. Quindi teoricamente per poter produrre quanto loro dovrei avere almeno il doppio, quindi invece di averne 21 dovrei averne almeno, no, più di 40, molto di più, perché loro ovviamente, come ho appena detto, sono più grandi, quindi giustamente cagano molto di più rispetto a loro, quindi dovrei averne tipo un'ottantina, ecco, per essere a loro livelli, credo. Quindi darò una manina, dopodiché loro faranno tutto quanto il resto e spero un giorno di poter magari utilizzare anche loro per i campi, dato che potete vedere l'uno è diventato abbastanza grosso, quindi direi che ho bisogno di molto molto materiale per poterlo concimare per bene. Buon, quindi adesso intanto lascio rimanere qui,
Noi ci vediamo direttamente al punto di vendita per poter finalmente dare un valido motivo al whisky per essere venduto, cioè far soldi per un futuro nuovo acquisto. Vedete delle robe lì a destra? Bene, ve le farò vedere nella prossima puntata, intanto adesso vado a fare altro di molto più importante. Oh, bene, eccomi qua arrivato, pronto per caricare tutti quanti i bancali, infatti avevo già messo alcuni di questi da parte in modo da non interrompere la produzione. Vediamo un attimino adesso quanti sono, giusto per sapere un attimino se sono abbastanza per poter fare una bella vendita e fare un po' di soldini, non subitissimo. Qua siamo a metà. Vediamo. Bello, niente male, dai che forse arrivo esattamente a 20. Sì, e quanto pare sì, manca solamente un bancale. Bom, perfetto. Vediamo intanto qua di lanciare tutto quanto, mettere i nastri. Bom, perfetto, vediamo anche la copertura. Allora, come prezzi di vendita per il whisky siamo sui... Eccolo qua, vediamo. Bestia, 5.739 euro in litri al Bahnhof. Un attimo che mi segno il punto. Che si... Oh, guarda caso, anche vicino a questo sarebbe proprio giusto, giusto proprio per fare l'acquisto dopo. Quindi adesso io vado in là, vendo il whisky, dopodiché tornando indietro mi fermo a comprare quello che mi serve. Perfetto, avevo proprio quello che mi serviva, cercavo un momento esatto per passare per di là. Oh, bene, finalmente vedremo quanto mi farà fruttare tutto questo whisky. Spero tanto, spero almeno un mezzo milioncino, devo fare un po' di acquisti e non so nemmeno quanto effettivamente mi serve, ma comunque più ne faccio meglio è. Ok, intanto vediamo anche tutto quanto. Oh, sì, ok, mi va bene, non mi lamento, sinceramente, va più che bene. Vediamo col resto. Sì, ancora meglio, non mi lamento neanche qui. Boh, perfetto, 124.000 euro, se posso tranquillamente andare a fare shopping praticamente. Andrò a prendere tre cose nuove che mi serviranno per il campo 1, che tra poco vi spiegherò tutto. Dopodiché devo andare anche a prendere il macchinario per fare il pastone, il mulino, ecco, dato che l'ho finito appunto il pastone, quindi andare a fare una pasua. E ecco, sinceramente potrei anche andare a seminare lì del mais, giusto per poter fare ancora scorta. Perché mi pare di avere 158.000 a casa, quindi lo utilizzerò tutto, visto che tanto poi alla fine... Più me le aumentano, più ovviamente ne avrò bisogno, ma spero più in fretta possibile perché cacchio, non ho tanta roba a casa, non riesco neanche a consumarla tutta quanta. Sì, ok, lo so, devo occuparmi anche di questo perché è una cisterna per il diserbo, l'ho usata tempo fa ma è ancora qua. Appena un'occasione, appunto quando magari andrò a seminare il campo, poi utilizzerò questa qua a noleggio con una botta di diserbo, così poi lo cavo dai piedi e sono a posto, quindi sì, lo farò così poi almeno un po' di roba in giro sparisce e così sono contento. Ho ancora i serbatoi di quella roba da buttare sul pastone, che serve una specie di... boh, non mi ricordo, insomma, da usare anche quello lì, così produce anche di più, quindi è ancora meglio. Bene, quindi intanto adesso vediamo di acquistare innanzitutto l'attrezzo nuovo, che sarebbe un altro rigiratore, cioè un ripuntatore. Io al momento ho questo, e la mia idea era quella di prendere un altro, poi ho detto però è inutile, mi serve qualcosa di un attimino più grande, soprattutto vorrei fare un nuovo acquisto per poter espandere un po' il mio parco macchine. Per carità, è comodo, questo è vero, ma comunque cavalli ne ho, quindi volevo prendere qualcosa di un attimino più grande. Quindi volevo prendere il Cultiplow Platinum 8 metri, che è una bella bestiola, 420 cavalli richiesti, quindi devo prendere ovviamente un nuovo mezzo. Eh sì, lo so che già state pensando a questa cosa qua, andrò a vendere un mezzo più avanti, quello con più ore. Quindi qua mi direte perché non andrò a sostituirlo con un altro mezzo, ma andrò a prendere un altro bestione per il momento. Cioè il Fender 900 Gen 6. Sì, mi piace, vorrei prenderlo perché è figo. Però ovviamente non così, non con questa colorazione, voglio farlo nero. Così. Volevo prendere un John, però sinceramente volevo prendere anche questo qua, visto che è il primo. Dato che all'inizio serie ho preso, avevo già il John, quello piccolo, ho detto ma sì, dai, prendiamo un Fender, dopodiché prenderemo un John, qua la gente è contenta, quindi state tranquilli. Più avanti lo farò. Tanto beh, siamo lì. Tanto mi prendo anche ad esempio come tre le volevano bene. Voglio il vario grip per essere sicuro quando sono in campo di avere la massima trazione. Design lo voglio avere con griglia cromata sul cofano e anche sul tubo di scarico. Doppio lampeggiante. GPS, avete detto nei commenti che potrei utilizzarla per lavorare meglio i campi. Effettivamente sì, però essendo che non la uso moltissimo sarebbe un po' insensato da usare, ma comunque dai, per farvi contenti la utilizzo lo stesso. Poi durante il video, quando arriverò in campo, ve la farò vedere, vi passerò un attimino, dopodiché mi metterò a lavorare. E metterò in accoppiata anche il crush con il coltivatore da 6 metri, che anche quello lì lo adoro tantissimo, rende molto bello. Cavalleria lo so, sì, per 5 cavalli non potrei utilizzare l'attrezzo, ma vabbè, non importa, tanto alla fine
va bene lo stesso, ce la fa lui tranquilli, non crepa, non stoppa niente, quindi state tranquilli e non siete uno casini. Acquistiamolo e sono effettivamente povero. Andiamo a metterci una bella zavorina giusto per fare in modo che la trazione sia ben, diciamo, distribuita sia davanti che dietro, con una bella zavorrina da 3300 kg potrebbe anche andare bene, ma anche più piccolina, ma se la prendiamo che tanto alla fine costa pochissimo, anzi lo facciamo magari di un bel nero, no, forse sta bene grigia, grigia sì, va bene, vediamo, c'è un colore algico, ecco, vediamo questa qua e ecco qua, sono povero come prima, anzi forse leggermente più ricco di prima, ma veramente poco. La notiamo bellissima, guardate che bella, beh, si è venuto fuori, guarda che bello, che figo, tutto nero con griglia cromata. Guardate che tutti gli interni, è fatto veramente bene. Sì, la base serve praticamente, mi pare, un misto tra il 1000 qui su Farming e il 900 S4, quindi sì. La zavorra credo sia leggermente un pochettino abbastanza grossa, direi. Però va bene, adesso si metterà il cutiplo, quindi penso che dopo faccia differenza. Non tanto. Mi sa che devo andarla a cambiare, forse è un po' troppo eccessiva. Avvistiamo alcune cose, dopodiché ci vediamo direttamente in campo per utilizzare anche la GPS, tranquilli. Ok, bene, eccomi qua, arrivato in campo. Ho già utilizzato la GPS mod con la Lexion per fare un po' di pratica, dato che da quel po' che non l'utilizzavo più. L'ultima volta è stato con la serie di Marco, dopodiché ho smesso di utilizzarla perché non ricordavo neanche tutti quanti i tasti, quindi ho deciso di lasciar perdere e andare a occhio e croce come al solito. Intanto qua lascio un attimino il fan qua, lo andrei a mettere al lavoro il classico, così almeno mentre io perdo tempo a ricordarmi come cacchio si usa, almeno lui inizia a darmi una mano, dato che come potete vedere il campo è gigantesco e questa operazione qua richiede un sacco di tempo, visto che gli attrezzi sono molto piccoli, ma oggi non sarà più un problema. Più o meno, sì, circa. Boh, allora, intanto qua vado di partire io manualmente, così almeno do la possibilità alla GPS di imparare un attimino la regola di lavoro e altre cose, quindi adesso parto subitissimo. Tanto sbaglio tasto, perfetto. Anche perché, come sapete, le attrezze non sono esattamente tipo, non so, 8 metri, ma sono un po' di più. Infatti vedete che adesso l'attrezzo mi fa un po' più di 8 metri. Teoricamente se io vado così deve essere perfetto. Adesso premo Alt C per attivare la GPS, non però per fare il resto. Vediamo se... Aspetta, qua c'è un problema. Vedo che il campo è più in là, non è tipo qua così. Ecco, boh, perfetto, più o meno. Adesso premo Alt E. Alt E, buon, perfetto. Viene fuori là che mi indica di diciamo andare avanti 15 metri. Dopodiché premo un'altra volta Alt E e lui in automatico imposta la radice di lavoro. È un pochettino fuori campo, quello è vero. Vedete che infatti la linea di sinistra è un po' troppo in là. Vedete, andate sull'erba. Però va bene, andrà bene lo stesso. Tanto qua vedo di programmare il coso qua, salvarmi più che altro la traccia. Quindi faccio questa roba qua. Uno, aggiungo traccia e buono, adesso so che ogni volta che utilizzo ad esempio l'attrezzo questo qua, in base che imposto campo 1, in automatico sa già cosa fare. Adesso intanto premo CTRL S, da quello che mi ricordo. No, cos'era? Non ricordo neanche più il tasto, era Alt X, giusto? Adesso lui praticamente va avanti, basta che gli do il via e lui sarà già a fare tutto, quindi non va in qua in là né niente, è solamente andare dritto e basta. Dopodiché appena finisco arrivo a fine campo. Prendo, premo il tasto A o D per sterzare e si disattiva. Dopodiché io ricomincio di nuovo e lui in automatico si raddrizza, quindi veramente utile, vero? Anche se molto spesso metto l'operaio, ma comunque se mi voglio maledilettare un attimino a utilizzare il GPS posso farlo tranquillamente. Sì, dovrò sistemare un attimino la questione larghezza perché vedete che infatti è un po' troppo in là, questo è vero, però faremo tutto quanto dietro le quinte come sempre. Tanto vedo che il class è già arrivato a fine campo, quindi bene, ottimo. 12 km/h, quindi è il massimo, ok. Buono, io qui intanto sto finendo di ripuntare gli ultimi pezzettini. Ho messo anche l'operaio giusto per vedere un attimino come se la cavava lui con questa lavorazione qua. E mi sono accorto di aver sbagliato un attimino la ragazza di lavoro. Infatti, finito qui andrò a sistemare un attimino appunto questo problema qua. E poi nella prossima puntata vedremo di ritestare tutto e vedere se funziona perfettamente. Detto questo, io come sempre continuo da parte a fare i lavori, quindi pastone, portare la paglia all'impianto per fare il compost e miele. Quindi grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video e spero vi sia piaciuto questo mio nuovissimo bellissimo acquisto. Fatemi sapere nei commenti come sempre. E sì, lo so, prima o poi comprerò un John, sì, per far contenti anche voi giornalisti, va bene, sì, tranquilli, lo farò più avanti. Solitamente suggerirmi qualche futuro modello, anzi se so già un attimino cosa prendere, ma comunque...
consigliatemi cos'altro potrei fare e lì vedrò poi di vedere un attimino se è possibile o meno. Quindi niente, ci siamo alla prossima, ciao ciao!